Nazareno Giolitti, la grande tradizione del gelato, portata a Roma, ma da dove arriva? Allora, noi arriviamo da Torino, nel lontano 1848, dietro l'esercito francese, con le nostre mucche, per fare la prima, diciamo, forma embrionale di catering. Questo esercito francese veniva a piedi per aiutare il Papa a sconfiggere la neonata Repubblica Romana. Il Papa riprese il trono a Roma e noi non siamo tornati a Torino, ci è piaciuta Roma, vinto il Papa, viva il Papa, e rimasti a Roma abbiamo cominciato con la nostra attività, quindi quella del latte, del burro, della panna. Poi la seconda generazione, che è mio nonno, ha cominciato con la prima forma embrionale di gelato. Prima non c'erano le macchine, quindi si tirava il gelato col ghiaccio nelle vecchie sorbettiere, roba così, e nel frattempo eravamo diventati fornitori di latte, panna e burro di Casa Reale, quindi c'era questa nomea che avevamo dei prodotti indubbiamente superiori alla media. Il primo punto vendita a Roma era la salita del Grillo, che i nobili romani regalarono alla mia famiglia con questa prima licenza commerciale. Poi mio nonno, un po' più intraprendente degli altri fratelli, aprì la prima, diciamo, latteria, sempre con gelato, con caffè, che era il caffè, però non c'era la macchina del caffè, c'era, si chiamava la Cucuma. Perfetto, la Cucuma a Trastevere, dove ancora adesso c'è questa vecchia gelateria Giolitti. Poi nel 1934, sempre mio nonno, aprì a Via Ufficio del Vicario, la sede attuale, quella più storica della nostra famiglia. Poi mio padre, altra persona molto importante nelle varie generazioni, la terza generazione, ha cominciato nel 60, aperto qui all'Eur, e è stata veramente un'avventura. Poi quindi, se dal 60 ancora siamo presenti all'Eur... Sulla breccia! Allora, una famiglia che alla capitale ha dato veramente tantissimo, ed ecco perché Liberi TV è qui a testimoniare questa discendenza che continua. Ecco, però, voi avete dato molto alla città di Roma, poi però la città di Roma vi ha anche restituito molto. Chiaro, questo feeling è importante. Adesso... io sono la quarta generazione di questa famiglia, insieme alle mie sorelle, a mia madre ancora e tutto quanto. Già c'è la quinta generazione che collabora con noi. La città di Roma ci ha riconosciuto locali storici di eccellenza e abbiamo portato il marchio dei locali storici di eccellenza anche qui all'Eur, e abbiamo messo la targa all'ingresso del negozio. I locali storici di eccellenza sono soltanto 28, mi pare, a Roma. Sono quei locali che sono da più di tre generazioni gestite dalla stessa famiglia. Ecco, sono locali molto particolari, c'è Giolitti, c'è Hausmann, c'è Tebro, c'è Cenci. Vengono considerati un vero e proprio patrimonio, e quindi questo dà anche il senso proprio della realtà che voi portate avanti. Chiaro, quindi bisogna conservare gli arredi, non bisogna mai aver avuto problemi con la cittadinanza di Roma, chiaramente. E questa è la cosa più importante. E garantire la qualità. Garantire indubbiamente la qualità, perché poi, ecco, il merito della mia generazione è quello di aver portato Giolitti in giro per il mondo. Attualmente siamo presenti in Kuwait City, a Dubai, a Seoul, abbiamo fatto un contratto adesso proprio, e il 22 apriranno una serie di gelaterie Giolitti a Seoul. A Quay City ormai è affermata, ce ne sono due,
a Dubai anche ben radicato. Una storia fantastica che guarda al futuro, e allora io la ringrazio perché mi ha aperto gli occhi su una storia bellissima che non conoscevo, potevo solo immaginare. Grazie, ringrazio voi di essere venuti.